Ciao a tutti, per questo video vi illustrerò la potatura estiva sulla piracanta. L'ultima pianta che andremo a potare, scusate, che andremo a potare per quest'estate. Allora, per me piracanta è stato un anno un po' strano, diciamo, nel senso che ha fatto i fiori, i frutti, che non pensavo, però le cacciate sono state molto deboli, molto corte. Quindi vedrete che sarà una potatura poco invasiva per la pianta, quindi giusto toglieremo pochissima vegetazione. È importante eseguire la potatura della piracanta adesso e non prima, perché dobbiamo dare la possibilità alle crescite di svilupparsi il più possibile. Se ben ricordate, noi abbiamo selezionato le crescite, le nuove cacciate della piracanta, verso la fine di maggio-giugno. Perché? Perché è una pianta che vegeta molto tardi rispetto alle altre. Quindi, vegetando molto tardi, dobbiamo dargli il tempo appunto di sviluppare, di far maturare queste nuove crescite. Ora, già il fatto che una pianta che non fa gemme ci fa capire che è una pianta che non sopporta molto il freddo. Quindi diciamo che appena le temperature si abbasseranno, quindi 15-20 giorni circa, automaticamente questa pianta qua fermerà subito di vegetare. Quindi, potendo adesso, non abbiamo nessun rischio, cioè non andiamo incontro a nessun rischio sul fatto che la pianta possa vegetare, quindi non si deve sviluppare le nuove crescite. Anche perché sarà una potatura molto molto blanda, che permetterà alla pianta di maturare ulteriormente le crescite che ha già sviluppato. Quindi l'unica cosa che potrebbe accadere è un allungamento delle cacciate che ha già fatto la pianta, quindi non dobbiamo preoccuparci di avere brutte sorprese per l'inverno. Ok, andiamo a vedere più nello specifico com'è la potatura. Ora, qui vediamo che ha avuto problemi di esposizione, che ha perso qualche crescita interna, non è un buon segno, però in compenso un'altra parte della pianta ha vegetato anche molto internamente, quindi per il prossimo anno avremo un po' di più vegetazione più compatta vicino al tronco. Allora, in questa linea qua vediamo che c'è una crescita abbastanza forte qua dove ha fatto anche un frutto. E in più ce ne sono due all'apice, allora taglierei quella più verso l'apice, appunto per togliere forza all'apice e darla più internamente. Questo qua a maggio deve essere stata una cacciata molto lunga, perché vediamo che appunto il diametro è abbastanza grosso del ramo. Abbiamo lasciato 4 gemme, sì, 4 nuove cacciate, allora una ha sviluppato un rametto. Questa qua è cresciuta un po' di meno, questa qua anche. Ora togliamo anche qua la quarta, quindi quella più esterna, in modo da cercare sempre di compattare la ramificazione, sempre che parta proprio verso la parte più interna della pianta. Ora anche qui vediamo che c'è una, due, tre, quattro. Ora, questo ramo qua invece si è sviluppato veramente tanto, come vediamo. Quindi ha fatto una cacciata più esterna che è veramente molto lunga. Allora, queste qua interne solitamente al 90% dovrebbero fare fiori, che sono molto molto corte, dovrebbero appunto fare fiori. Quindi andiamo a eliminare solo quella più lunga, in modo che vegeti questa qua sopra. Allora, qua siamo in una zona apicale, quindi una zona abbastanza forte per la pianta, perché vediamo che ha fatto parecchie crescite, cioè tende proprio ad andare verso l'alto, verso la luce. Ora, qua ce n'è una, due, tre, quattro, cinque. Siccome è verso l'apice, possiamo tagliare di più. Dobbiamo accorciare. Allora, qua solo vediamo che ci sono i frutti. Allora, una cosa che ti dico, dobbiamo, anche se dispiace, ogni tanto rinunciare alla fioritura e ai frutti, però cercare di far sviluppare la pianta più vegetazione possibile. Come qua ad esempio, c'è una, due, tre cacciate, questa qua la quarta è superflua, io taglierei già anche la seconda, quindi proprio dove c'è il tuo frutto. Ora anche questo qua che va verso l'alto, che qua ne lascio solamente due. Allora, questa pianta qua è molto indietro con la vegetazione, ma adesso sono su parecchie foglie ancora grandi e vecchie. Quindi è molto probabile che il prossimo anno farà, diciamo, questa metamorfosi, facendo cadere le foglie grandi, mantenendo un po' di vegetazione più fina. Questa qua, non essendo una caducifoglia, quindi ha sulle foglie tutto l'anno, non è una cosa immediata il fatto della riduzione delle foglie, è una cosa che avviene pian piano. Vediamo che adesso ho prodotto molte foglie piccole, e sono quelle di quest'anno. Come vedete qua internamente, anche negli apici qua. Queste qua invece sono tutte foglie vecchie.
sono mai dure, di conseguenza per il prossimo anno saranno già cadute, penso già questo autunno che cadranno queste. Ok, come potatura può bastare. Anche perché, come abbiamo visto, ha fatto veramente poche cacciate lunghe, quindi adesso io spero che qualcosa si muova adesso, anche se dubito. È molto probabile che quest'anno sia andata così per il freddo che ha preso questo inverno. È una pianta un po' delicata, appunto, come vi spiegavo prima, questa pianta qua non produce gemme. Il fatto che non fa gemme è una cosa che bisogna tenere in mente, soprattutto d'inverno, vuol dire che è una pianta che non può sopportare parecchio freddo. Tutte le nostre crucifoglie normalmente sono piante che sopportano tranquillamente il freddo, perché? Perché la gemma è una protezione in più che dà la pianta appunto alle nuove crescite. Invece in questo caso non ha nessuna protezione. E appunto per questo è probabile che questo inverno, dove le temperature qua sono state parecchio basse, questa pianta qua era sì, era fredda, però faceva troppo freddo anche per lei, ha avuto veramente difficoltà a riprendere la sua vegetazione normale. Come vi ho spiegato durante la potatura, che una cosa che ci tengo veramente è di non puntarci, di raggiungere l'obiettivo subito, nel senso che questa pianta qua viene coltivata a livello bonsai per i fiori, per i frutti. Quindi non possiamo noi puntare solamente su questo obiettivo, perché questo obiettivo, facendo così, non si può mai raggiungerlo. L'unico modo per raggiungerlo è rinunciare ogni tanto ai fiori e ai frutti e puntare principalmente a far raggiungere la pianta un livello di vegetazione che è top per lei, che quindi riesce a vivere bene tranquillamente. Allora a quel punto la pianta riuscirà veramente a produrre parecchi frutti, parecchi fiori, parecchi frutti. Che come abbiamo visto qua ha fatto uno o due frutti al massimo, ma di solito questa pianta qua fa grappoli di frutti. Però lo fa quando la pianta sta veramente bene, quindi quando ha parecchia vegetazione. Ok, anche per questa volta è tutto, ci vediamo, ciao!